Allora, come va la dieta? Io questo mese, oltre al solito chilo, ho perso un altro mezzo chilo aggiuntivo perché ho seguito un allenamento 21 Day Fix. Bello, mi è piaciuto, quasi quasi lo rifaccio. E ho perso un mezzo chilo in 3 settimane. Ho perso un mezzo chilo. Ecco la mia spesa. Allora, comincio con farvi vedere, visto che sono stata all'Ipercop, dentro l'Ipercop di Quarto, quello che frequento io, da qualche settimana ha aperto un nuovo punto vendita di Tiger e ho comprato questi centrini così che uso un sacco perché faccio un sacco di dolcetti, di torte, molto carini, 1 euro questi. E poi le bustine, quelle per porzionare, queste io le adoro perché hanno i baffi. Dovete sapere che io adoro questi baffi e ce li ho anche tatuati da qualche parte, si dice dove, nascoste. Ah, le bustine costano 2 euro. Passiamo, faccio vedere cosa ho comprato dall'Ipercop per quanto riguarda frutta e verdura. Premessa. Allora, a parte forse la verza e il cavolo rosso, che tra l'altro ho comprato l'altra settimana, ne ho ancora metà nel frigo, quindi non le ho comprate. Vogliamo parlare delle zucchine? 5 euro al chilo, non le ho comprate naturalmente, anche perché quando è periodo di zucchine, le coltivano nell'orto e ogni zucchina è così. Non ci credete? Vi faccio vedere la foto. Visto, quindi adesso a 5 euro al chilo tenetevele voi. No, no, non si può fare. Allora, cose che ho comprato: basilari, carote. Allora, io compro dall'Ipercop, compro sempre le carote scuse perché quelle confezionate, penso perché le tengano in frigo, non lo so. Ma a tempo 4 giorni nel frigorifero diventano una schifezza. Quindi quando le compro dall'Ipercop le carote, le compro solo di questo tipo sfuso. Tra l'altro poi sono uguali a quelle confezionate nella vaschetta, quindi non cambia niente. Una lattuga romana, anche questa è in offerta 76 centesimi. La rucola, e poi un po' di frutta, mele e banane. Passiamo a delle cose che mi servono per fare i dolci. Allora, 2 bustine di vaniglia, 2 bustine, sono 4 fialette in realtà, 4 fialette di essenza vaniglia. Gelatina in fogli, questa qui è ottima. Poi ho preso una bustina di ammoniaca per i biscotti, in realtà mi servirà per la cheesecake all'arancia. Poi ve la faccio vedere. Questa qui. Fior di nocciola. Vabbè, naturalmente lo scrivono perché adesso senza olio di palma, guai a non scrivere senza olio di palma, la gente non si mangia più niente se non c'è l'olio di palma. Se non c'è scritto senza olio di palma, la gente non mangia più niente. Se l'hai mangiato per 50 anni, ci siamo mangiati il catrame dentro le merendine, ma mangiati il... Allora, questa qui, tra l'altro, costa molto meno della Nutella. Costa 2,59 euro, il barattolo da 7,50. Il sapore, a meno che non siate proprio fissati con la Nutella, secondo me è uguale.
Io guarda, mangio proprio raramente. A me non piace neanche la Nutella, quindi per me è uguale. Buona, buona, buona. Poi che altro ho comprato? Ho comprato una confezione di datteri. Queste qua mi serviranno per fare delle barrette. E poi c'era tutto uno stand di roba biologica. Cosa ho comprato? A buttare. Tra l'altro avevo preso anche un altro pacchetto, già l'ho cucinato, quindi 4 pacchetti di quinoa. Costa 1,36 euro, ottimo come prezzo. Un pacchetto di semi di lino. Poi ho preso una confezione di orzo perlato. Questo è buonissimo nelle zuppe, buonissimo. Poi ho preso questo. Gallette di mais biologiche. Buone, buone pure questo. Poi, sempre in offerta, c'erano i gran cereale, li ho pagati 99 centesimi, o un euro, questi qua col riso, croccanti con riso, buoni, pure questi. Allora, poi ho preso una confezione di pan grattato, lo normale, così. Ho preso due confezioni di borlotti, sì, ciao, borlotti valfrutta, queste qua, questi sono buonissimi fatti ad insalata con la feta, buonissimi. Ho comprato 2 pacchi di semola, due pacchi di semola di Vella. Io questa la uso. Non so se avete visto le foto che metto su Instagram o anche sulla mia pagina. E questa è la semola che uso per fare la focaccia di semola, quella con i peperoni. Buonissima. Prima cosa, ho comprato un pacco di tabacco. Dopo l'Ipercop sono passata all'MD, dove c'era anche lì qualcosina in offerta. Allora, prima cosa ho preso questa farina di frumento integrale che uso anche per fare le piadine, pane naan. Questa era in offerta, 59 centesimi. Cacao amaro che uso molto, ne ho preso 3, le altre 2 le ho già messe in dispensa. Questi funghi champignon al naturale erano anche in offerta, adesso non mi ricordo quanto li ho pagati. Comunque sono in offerta all'MD fino alla prossima settimana. Allora, costano 79 centesimi. Questi qua, anche fatti in insalata, sono buonissimi. C'era in offerta la pasta integrale, questa qui. Ho preso solo 3 pacchi. Anche questa 59 centesimi. Ultimo, ma non ultimo, sono in offerta anche le tisane a 79 centesimi. Questa qui è buonissima. Alta razza, qua mi sa di averne già parlato. È buonissima. Drenante. Ok, questa è la mia spesa. Io ho freddissimo, non vedo l'ora che finisca l'inverno. Lo odio, l'inverno, lo odio. Va bene. Vi saluto. Mi raccomando, fatemi sapere se avete dei progressi con la vostra dieta. Vabbè, già se da gennaio siete arrivati a febbraio siete dei campioni. Quindi complimenti se siete ancora qui a fare la dieta. E, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao ciao!